Andiamo avanti, ok. Allora, Alessandra Carnevali di blogosfere.it buongiorno, buongiorno, buongiorno a signora. tutti. Allora, la mia domanda è rivolta a Bonolis ma anche a Gianmarco Manzi. Io ho ascoltato le nuove proposte come abbiamo fatto tutti su Rai2, sulla radio, e hm, ho notato che alcune delle nuove proposte, eh, avendo... Un padrino importante, nei loro brani, seppur bellissimi, perché mi complimento per le scelte, risentono molto dell'influenza del mondo del padrino che li accompagna, certo. del mentore, come, mentor. come dice lei. Quindi volevo sapere se questo magari non può eh, influenzare un pochino negativamente quella che è la personalità dell'artista che deve emergere. Questo è un passaggio che può essere negativo nell'accezione che potrebbe presumere lei, ma potrebbe essere anche positivo: nel senso che appoggiarsi ad una sonorità importante, appoggiandosi a questa sonorità, avere a disposizione un mentore così forte per ti permettere di togliere quelle parti grezze che lui intravede ancora in te. E far uscire al meglio le proprie potenzialità è un passaggio che invece può essere anche tremendamente utile. Nella canzone di Cocciante si sente con forza la presenza di Riccardo, nella canzone di Dalla si sente con forza la musicalità di Dalla, nel brano di Bert Bacharach si sente fortissima la presenza del grande compositore, e così vale per tutti gli altri, anche per Pino Daniele: ci sono due o tre passaggi che è veramente la musica di Pino Daniele, come per quello che riguarda Zucchero ed e Irene. Ecco, eh, io penso che questo sia un bene per la musica. Eh, la canzone è comunque del ragazzo. È ovvio che l'imprending è forte, ma avere nella propria storia musicale qualche filamento di DNA che ti lega a voci e a storie così importanti non credo faccia male ad alcuno. Grazie. Grazie a lei. Benissimo, andiamo.